Buongiorno, ecco allora iniziamo con l'ultima presentazione, quindi sono diciamo, la persona o l'intervento che vi separa dalla pausa pranzo, spero che questo intervento diciamo, aiuti un pochettino diciamo, anche a... Il tema della nostra presentazione in effetti intanto mi presento, sono Corrado Giussani, sono di GE Intelligent Platform e il mio intervento sarà condiviso con Enzo Tieghi di Servitecno che è il nostro partner qui in Italia. Dicevo, il nostro intervento diciamo, è un intervento un pochettino più generale con diciamo, uno specifico diciamo, proof of concept che è stato realizzato tempo fa. I temi o comunque diciamo, gli argomenti che toccheremo un pochettino sono temi che riguardano le cose che sono sotto gli occhi di tutti noi oggi rispetto a un'evoluzione tecnologica che sta succedendo e che porta temi e concetti diciamo che ormai stanno diventando sempre più comuni. Pensiamo all'industrial internet, di cui ormai da tempo si sente parlare, come di un qualche cosa che avrà un impatto proprio sul mondo industriale che viene paragonato a una nuova rivoluzione industriale, proprio perché stravolgerà in modo diciamo, sostanzioso il modo di operare di tutti gli ambienti produttivi e di tutti i sistemi di controllo in generale. Quindi, parleremo di cloud, parleremo di internet delle cose, quindi diciamo, tutti questi concetti che sono questa diciamo, evoluzione che porta poi a gestire gli allarmi in modo diverso, abbiamo usato il termine intelligenti proprio perché questa evoluzione porta a dover fare le cose in modo diverso da come si è fatto in passato e anche la capacità di gestire questa diciamo, infrastruttura tecnologica, infrastruttura informatica in modo anche da dematerializzare carta, in modo da avere le informazioni che arrivano direttamente alla persona che ne deve fare uso senza doversi diciamo, arrovellare in documenti o diciamo, strumenti cartacei che sono diciamo, sempre nel posto sbagliato al momento giusto. Quindi questa evoluzione la vediamo un po' tutti ed è diciamo, legata non solo al discorso dei dispositivi mobili, smartphone, che sono sempre più collegati in internet 24 ore su 24, ma sono proprio legati anche a apparecchiature industriali che sono dotate di una propria intelligenza e di una propria capacità di collegarsi direttamente con internet in modo da comunicare informazioni anche più articolate rispetto all'informazione puntuale della misura, se si tratta di un dispositivo di misura, ma anche di fornire informazioni che riguardano la loro informazione al contorno, quindi informazioni sulla data dell'ultima calibrazione in cui è stata operata, piuttosto che avvisare l'approssimarsi di un intervento di manutenzione che deve essere fatto su quel dispositivo. Quindi ci sono molte più informazioni che circolano in rete e il numero sta crescendo sempre di più. Ci sono statistiche che danno diciamo, proprio questa crescita esponenziale di dati diciamo, in numeri diciamo, veramente grandi e che portano ovviamente, si portano dietro soprattutto quando si parla di ambiente industriale, si portano dietro gli aspetti di sicurezza. Tanti sistemi industriali sono nati prima dell'introduzione di internet, prima della possibilità di collegarsi in internet in modo così semplice, quindi è chiaro che gli aspetti e le sfide che devono essere diciamo, gestite sono proprio legate alla possibilità di utilizzare questa tecnologia con il massimo della sicurezza. Quindi diciamo, gli strumenti diciamo, legati al software di integrazione che deve essere utilizzato devono garantire questa sicurezza in modo da poterne fare uso senza assolutamente avere problemi di integrazione. L'altro aspetto di questa capacità di integrazione è quella di garantire diciamo, che il ciclo di vita di asset installati possa diciamo, consentire integrazioni che non richiedono lo stravolgimento di quello che è diciamo, la parte già installata, ma di integrare tutto questo in un ambiente nuovo, quindi con la possibilità di utilizzare le nuove funzionalità mantenendo diciamo, la piena operatività di asset già installati. Quindi tutto questo diciamo, con questi numeri che diciamo, diventano veramente elevati, si parla di 100 miliardi di dispositivi di asset che si troveranno collegati in internet, quindi anche
diciamo, chi si occupa di infrastruttura di internet, diciamo, deve correre con, diciamo, con la tecnologia in modo da garantire i collegamenti di questi dispositivi che diventano sempre più critici a livello di collegamento, diciamo, 24 ore su 24. Quindi quello che stiamo vedendo tutti, e l'abbiamo anche visto in alcuni degli interventi precedenti, è il fatto di avere diciamo, delle control room sempre più integrate con molti dati. L'esempio precedente di ERA è forse uno dei casi, diciamo, più interessanti che abbiamo in Italia, dove queste grosse sale controllo, diciamo, gestiscono milioni di dati che devono essere, diciamo, registrati e gestiti. Quindi l'evoluzione successiva a cui, diciamo, dobbiamo arrivare è quella di raccogliere i dati benissimo, e questo è quello che sostanzialmente si sta già facendo, ma poi dobbiamo, diciamo, essere in grado di filtrare queste informazioni in modo da far arrivare l'informazione giusta alla persona giusta al momento giusto, gestendo, diciamo, le cose in modo diverso. Quindi non stiamo più parlando solo di sistemi SCADA che possono integrare di tutto, ma di un qualche cosa che dallo SCADA, diciamo, sia in grado di filtrare queste informazioni e di inseguire l'utente di quelle informazioni ovunque esso si trovi. Quindi questo è, diciamo, il passo successivo su cui, diciamo, ormai aziende come la nostra si stanno preoccupando di dare ai clienti le informazioni giuste con tutte le funzionalità che i dispositivi mobili, per esempio, possono dare riguardo alla geolocalizzazione sia della gestione degli asset, ma anche proprio dell'utilizzatore dell'informazione. Ok, quindi qui passiamo all'esempio pratico di realizzazione che è stato fatto, e passo la parola a Enzo per la seconda. Sì, buongiorno a tutti. Qui c'è una predella, salgo sulla predella. Io vorrei parlare brevemente di un proof of concept che ci è stato commissionato da parte di una utility per il ciclo dell'acqua. In pratica c'erano stati dati alcuni prerequisiti. Il primo prerequisito è che fosse un sistema per forza di cose che acquisisse i dati dal territorio, per cui tutta la parte di acquisizione dati fatta con le RTU esistenti o eventualmente con RTU da andare a implementare. Seconda cosa è scontata che fosse una cosa facile da mettere in piedi e soprattutto che fosse scalabile, per cui partendo con un'applicazione con alcune decine di punti, alcune centinaia di punti, possibilità di avere intravedere arrivare a migliaia e decine di migliaia di punti. Alta disponibilità, questo è uno dei must ormai dei sistemi di oggi. Si è parlato molto di ridurre MTBF piuttosto che avere sistemi in alta disponibilità, fault tolerance e roba del genere. Ormai questo è uno dei capisaldi al quale si parte per mettere in piedi un sistema. Oggigiorno si parla di ambienti consolidati, virtualizzati e in cloud, e questo è proprio nella direzione in quale è stato fatto. TCO deve essere uno dei, anche questi, capisaldi in cui essere al minimo di quelli che possono essere gli standard e best practice di mercato. Si parla molto di utilizzo di dispositivi mobili. Ormai ognuno di noi ha in tasca dispositivi smartphone, tablet e via discorrendo, per cui non è detto che sia quello dell'azienda, però, perché molto spesso l'azienda mette a disposizione del reperibile il Nokia 3310 con i tastoni, mentre magari le persone hanno tutti in mano, in tasca, l'iPhone piuttosto che altri smartphone di ultima generazione, per cui la possibilità di utilizzare quello che viene chiamato il bring your own device, e soprattutto la possibilità di andare a ragionare sulle informazioni che vengono raccolte con strumenti di business intelligence. Noi abbiamo coniato il termine plant intelligence, ragionando proprio sul fatto che si utilizzano grossi volumi di dati, quelli che vengono chiamati big data, per andare a fare un'analisi specifica delle attività di impianto. Giusto per dare una visione, ci sono le RTU che molte delle volte, volente o nolente, li possiamo considerare già in cloud, perché utilizzano APN private, pubbliche o quello che siano.
C'è uno SCADA che la maggior parte delle volte è uno SCADA on-premise, per cui presso la sede della utility, e questo è già qualcosa che c'è, però qualcosa che può essere pensato anche questo di essere messo in as a service da qualche altra parte. Una delle cose che succedono è i dati, i grossi volumi di dati, abbiamo sentito parlare di giga e tera di dati che vengono generati dagli impianti, bene, questi possono essere sicuramente messi in cloud, e questo è stato, diciamo, il punto principale del proof of concept che abbiamo messo in piedi, con tutta la possibilità di usufruire di queste informazioni ovunque noi siamo, on premise, per cui presso la sede dell'utility, piuttosto che da remoto, e allora a questo punto qui ci sono i collegamenti che sono previsti in questo caso. Il passo successivo è quello di utilizzo di questi dati per i manutentori, per i manager dell'azienda, per i supervisori, l'estrazione dei KPI, ragionandosi sui dati che ci sono, che vediamo, sui dati storici prevalentemente, confrontandoli con i dati online, e soprattutto la possibilità di trasmettere queste informazioni sia ai client, che sono anche questi, abbiamo detto, distribuiti, ma soprattutto ai dispositivi mobili dei quali abbiamo parlato precedentemente. Bene, qui noi vediamo che idealmente sono diverse applicazioni e tutte possono avere una collocazione sia on-premise che eventualmente in ambienti virtualizzati all'interno dei firewall dell'azienda, all'interno dei locali dell'azienda, piuttosto che possono essere remotizzati con tutti i criteri di sicurezza e di accesso ai dati che possono essere securizzati in modo efficace. E proprio riguardo a questo bisogna considerare che in effetti il perimetro, si diluisce il concetto di perimetro in questo tipo di applicazioni, deve essere ripensato in modo nuovo. Anche perché dalla sistemi chiusi al quale noi eravamo abituati ci ritroviamo a sistemi interconnessi, e quella che viene chiamata, che, come giustamente ha presentato Corrado, è la industrial internet ai quali noi siamo rivolti nelle applicazioni a venire. Ci sono dei nuovi paradigmi che sono da considerare. Abbiamo parlato di riduzione dei costi, dei tempi di obsolescenza. Se io sto sfruttando dei servizi, non faccio più degli investimenti sugli asset, non faccio più delle capital expenditure, ma faccio soltanto una generazione un utilizzo di un servizio che può essere svolto e acquistato proprio su base annuale, mensile, trimestrale o quello che è, secondo quello che è la necessità dell'azienda stessa. Si dispongono nel tempo, direi quasi di mese in mese, di nuove funzionalità. Quanti di voi, utilizzando strumenti come questo, ricevono la notifica che l'app è stata aggiornata, piuttosto che il sistema operativo necessita di una nuova installazione, proprio perché ogni momento vengono aggiunte funzionalità, e anche questi sistemi a questo punto sono aperti con delle funzionalità nuove che possono essere utilizzate. Sistemi più sicuri, aumento di produttività e soprattutto utilizzo in mobilità sono in cascata quello che deriva da questo tipo di applicazione. Vorrei lasciarvi qui con tre chicche, cioè tre pillole che possono essere interessanti. La prima cosa è: noi abbiamo la mobilità, una nuova sfida. Non possiamo immaginare di usare un strumento di 4 pollici di schermo, piuttosto che anche un tablet da 10 pollici, come se fosse il video wall che abbiamo visto della sala di controllo di ERA, piuttosto che un normale PC, anche se vogliamo da 20-22 pollici, lo schermo di un PC 20-22 pollici. Per cui la scelta è, non se vogliamo, posso continuare a vedere lo SCADA, la videata dello SCADA su questo strumento qui, però la scelta è trovare dei nuovi
modi di presentare le informazioni, di fruire delle informazioni. Sul monitor dello SCADA probabilmente non posso fare così per allargare, ma ho degli altri strumenti che devo utilizzare per fare lo zoom in certe zone dell'impianto. Posso però avere con strumenti come questo la possibilità di cambiare la visualizzazione e spostarmi subito da un'applicazione all'altra per entrare dentro probabilmente nell'applicazione, nell'app che gestisce la manutenzione piuttosto che quello che mi gestisce le perdite. Per cui il fatto di rappresentare in modo tradizionale noi lo vediamo come diciamo un utilizzo improprio di uno strumento mobile che consente delle funzionalità che vanno molto ma molto in là. Un punto sul quale noi da qualche tempo sensibilizziamo i nostri interlocutori sono: non possiamo continuare ad avere la marea di allarmi che siamo abituati ad avere su un monitor dello SCADA. Se l'operatore riceve più di N allarmi, non dico al minuto, ma forse all'ora, su uno strumento come questo, prende lo strumento e lo lascia nel cassetto perché diventa uno strumento non utilizzabile. Bene, se voi vedete ci sono due sigle, EMUA 121 e ANSI 18.2 in cima, sono dei comitati che si sono messi a normare, a standardizzare, mettere degli standard sulla gestione degli allarmi. Il primo capitolo, e forse diciamo è scontato, però in molte delle applicazioni che noi vediamo girando spesso con i nostri interlocutori, è non presentare più allarmi sui quali l'operatore non deve far niente. L'allarme sul quale deve continuare a fare tic, click per continuare a farlo sparire dall'impianto perché non comporta nessuna decisione, nessuna operatività, è assolutamente inutile. E questo è uno dei punti principali, però siccome finora presentare allarmi costava poco, bastava mettere una checkbox, il presenta allarme operatore, pronti via, gli si metteva l'allarme e l'operatore era inseguito da una marea di allarmi che venivano generati in modo assolutamente automatico dal sistema. E il secondo punto è che di allarmi non ne devo presentare più di 10 al minuto, e questo è un altro punto fisso, molto spesso, anche perché presentando più di 10 allarmi in un minuto l'operatore può andare in confusione, soprattutto se non è un grande esperto. Per cui solo allarmi veri, non rumore, notifica per eccezioni e informazioni operative che possono essere geolocalizzate. Questo è un ulteriore punto. Abbiamo sentito di progetti per fare in modo tale che gli operatori svolgano al meglio la loro funzione seguendo delle istruzioni operatore, guidati attraverso quelli che sono gli alberi di decisione degli allarmi che vengono presentati. E con questo mi voglio collegare al secondo punto che mi interessa far presente, che è: noi siamo abituati a degli SCADA che presentano le informazioni provenienti dall'impianto. Il passo successivo è quello di guidare l'operatore attraverso la migliore possibilità di rispondere all'informazione che gli viene presentata sull'impianto, dandogli delle istruzioni, imbeccandolo, cercando di evitare di fare degli sbagli che potrebbero portare o a un problema sull'impianto o a un utilizzo non efficiente dell'impianto stesso. Questo è diciamo il punto, sono i punti che volevo trattare. In questo momento ripasso la parola a Corrado. Per la chiusura. Sì, diciamo che l'evoluzione che anticipavo all'inizio, che è sostanzialmente il modo migliore di utilizzare la tecnologia informatica che oggi è a disposizione praticamente di tutti e delle macchine, quindi degli asset che ci sono installati in campo, porta diciamo a ragionare in modo diverso sul modo di utilizzare queste. In General Electric questo discorso diciamo è legato a un aspetto che è stato chiamato Real Time Operational Intelligence, proprio ragionando su una modalità operativa diversa da quella che tradizionalmente si è abituati a ragionare
su uno SCADA centrico che fornisce, diciamo, l'insieme di tutte le informazioni, ma elaborare funzionalità nuove, modalità nuove operative dove le informazioni, diciamo, sono disponibili alla persona giusta quando, diciamo, questa persona non è necessariamente di fronte allo schermo della sala controllo. Quindi essere operativi in qualunque momento e in qualunque possibilità. Quindi questo si opera attraverso una serie di moduli, di prodotti che, diciamo, servono a costruire in modo semplice, senza dover sviluppare troppo codice custom che fa diventare poi la soluzione non solo onerosa da un punto di vista di costi di realizzazione, ma onerosa soprattutto per quello che riguarda i costi di gestione. Quindi moduli diversi che possono essere integrati gradualmente, che portano però ad avere una operatività intelligente, facendo, diciamo, circolare le informazioni in modo filtrato. Tutto questo, diciamo, attraverso moduli che consentono la visualizzazione, l'organizzazione delle informazioni a seconda degli asset e della realizzazione della rete che si deve gestire, la costruzione di una memoria storica che sia in grado di registrare tutto, una vera e propria scatola nera del sistema, che è l'historian, quindi un oggetto, diciamo, che fa solo di mestiere l'elaborazione e l'archiviazione del dato con la massima, diciamo, tempestività, in modo da mantenere una granularità di informazioni raccolte. Questo per consentire proprio un'analisi avanzata e sofisticata successiva, per arrivare a realizzare sistemi anche di analisi predittiva che servano ad anticipare o ad allertare prima della possibile intervento di un allarme di un asset che magari è particolarmente critico o costoso se dovesse, diciamo, interrompere il suo funzionamento. Quindi attraverso moduli diversi di troubleshooter o, come diceva poco fa Enzo, proprio a livello di gestione di le informazioni, quindi quelle che sono le operazioni che un operatore deve fare su un impianto piuttosto che un manutentore deve fare su un determinato asset, gestendo tutte le procedure a livello di workflow, coordinando anche figure e professionalità diverse che devono intervenire in momenti diversi su quello determinato workflow che deve essere gestito. Quindi tutto questo integrato con moduli che servono, diciamo, proprio a costruire un'architettura completa che si integri poi con quello che è l'ambiente esterno a quello che è l'area di telecontrollo in quanto tale, attraverso quindi moduli di collegamento con il campo, moduli di raccolta, moduli di interfacciamento verso software per la gestione della manutenzione vera e propria o sistemi gestionali come SAP o altro per questa attività di integrazione. Quindi nel mondo General Electric questi moduli, diciamo, fanno capo a una famiglia che si chiama Proficy, di cui ciascun componente svolge un compito specifico all'interno dell'architettura. Se ci sono domande, oppure buon appetito a tutti a questo punto.